Su alcune vostre proposte concrete sul quale sento di potermi impegnare, che ho avuto chiaramente rispetto alla vostra appunto. Uno che riguarda, ed è un tema sul quale vuol dire ho voluto che fosse inserito nel programma, anche nel programma quando abbiamo fatto le ultime elezioni politiche, è quello dello strumento della legge obiettivo, cioè mettere come strumento stabile la legge obiettivo per essere uno strumento non solo di garanzia ma anche facilitatore di opere. Che è uno strumento facilitatore, uno strumento che ti determina in maniera più specifica, dettagliata, tutta una serie di passaggi e ti dà anche la certezza sostanzialmente, non solo dei tempi, ma anche dell'impegno, della spesa e dei livelli progettuali. Voi chiaramente lo legate a alcune azioni specifiche, è giusto che sia fatto per il risanamento urbano, per i centri storici, ma credo che sia uno strumento utile per una serie di ragioni. Su alcune questioni che riguardano gli incentivi che ho letto nel vostro documento, ci saranno credo delle buone sorprese e favorevoli sorprese da parte del governo quando presenterà il piano Sud. Quindi c'è una volontà di lavorare in particolare sugli incentivi automatici, quelli premiali, poi vedremo se sull'impresa, sul settore, e di tentare di andare verso un fondo unico degli incentivi. Abbiamo contato che tra incentivi locali e nazionali siamo a circa 1300 tipologie di incentivi. Quindi mi rendo conto anche per un'impresa andare lì nel ginepraio di capire quale. Invece andiamo sul fondo unico, sugli incentivi di carattere automatico che può essere la soluzione migliore. Ma anche nel piano Sud ci saranno una serie di iniziative e di proposte concrete su questi argomenti. Sui fondi europei, qui ci vuole proprio una rivoluzione, nel senso che noi abbiamo praticamente sperperato gli ultimi anni di utilizzo dei fondi strutturali in una miriade di progetti, con il paradosso che quando andiamo in Europa a presentare quello che ha fatto l'Italia andiamo con i faldoni, sapete i faldoni, quelli che si usano per si mettono tutti lì e nessuno li apre perché sarebbe anche difficile leggere tutti i tanti migliaia di progetti che sono in questi faldoni, non riusciamo neanche a rappresentarli esteticamente. Altri paesi, in particolare la Spagna, che ragiona invece su progetti strategici, presenta questi bei 3, 4, 5, 6 grandi iniziative che invece le regioni in particolare della Spagna che utilizzano i fondi strutturali hanno fatto per i loro paesi. L'effetto qual è? Che a loro genera ricchezza e sviluppo e a noi non genera ricchezza e sviluppo. Se i dati sono quelli che ho letto prima, i fondi strutturali non sono stati un acceleratore del processo di crescita, ma hanno addirittura avuto un effetto diverso, perché se sempre nella logica della frammentazione localistica questo non è possibile. E su questo ci vuole una rivoluzione, noi dobbiamo andare anche noi sui grandi progetti. È chiaro e evidente che su alcune iniziative, la metropolitana, è facile dire su questi grandi progetti, sulla metropolitana, su un grande progetto infrastrutturale, è facile mettere 200, 300, 400, 500 milioni di euro. È un po' più difficile farlo in tante azioni, il risanamento urbano già è una cosa di mezzo, ma vediamo la ricerca, l'innovazione, il settore agroalimentare, ci sono dei settori nei quali è complicato pensare a un mega grande progetto, può essere una volta l'interporto, può essere la logistica, un grande centro fieristico, però quindi sono sempre opere infrastrutturali. Sulle opere legate ai servizi, al potenziamento dei servizi, alle reti, questo è ancora possibile farlo, banda larga, no? Faccio una serie di esempi sulle grandi opere. E se dove non è possibile però non andare alla frammentazione, quindi di fare le grandi opere dove è possibile, nell'altro caso si fanno dei programmi, cioè si fa uno sforzo per condividere un programma, che nell'interno del programma possono esserci invece una pluralità di interventi che però hanno una unica finalità, almeno noi presentiamo un progetto unitario, non si va su un progetto chiaramente di spezzettamento che poi non porta ricchezza. Cos'è il vostro programma, i vostri spunti di riflessione, che sono anche i nostri spunti di riflessione, che riguardano la questione abitativa. Quindi, noi abbiamo, come è noto, il governo ha fatto una legge sulla casa, un cosiddetto piano casa, è un inizio, sono prevalentemente per alcune tipologie di intervento. Credo che noi invece nella regione Campania tanto non abbiamo bisogno della legge che è stata fatta, o meglio, quella legge poteva essere fatta meglio. Disciplina però tendenzialmente portata a reprimere alcune potenzialità della legge nazionale, a circoscrivere. Noi avremo bisogno, per la fame di abitazioni della nostra regione, noi siamo la regione più giovane d'Italia, quindi abbiamo bisogno anche di case per i giovani, per le giovani coppie, cioè. Quindi qui c'è questa grande esigenza e anche di una razionalizzazione sul piano urbanistico delle scelte degli insediamenti abitativi.
fuori dalla cosiddetta cinta dell'area metropolitana, è una vecchia questione, ma è una visione d'insieme dove noi dobbiamo sicuramente fare un progetto straordinario che deve essere sostenuto dal governo nazionale, perché come sapete questi sono fondi che generalmente arrivano dal governo, però che possono avere il sostegno e l'azione mirata anche di finanziamenti regionali, quindi un piano casa che non sia solo quello varato nello schema della legge nazionale, ma insomma un po' più consistente, un piano straordinario di nuove abitazioni. So che anche su questo il Ministro Matteoli sta lavorando su un'idea, su una proposta che chiaramente dovrà pienamente condividere con le regioni. Io veramente concludo qua con ancora il ringraziamento per questa opportunità di discussione. Io mi auguro che per garantire quello che voi dite diciamo, nella parte finale della vostra riflessione, una vera e propria svolta della politica regionale, questo si possa fare tutti insieme. Cioè, l'unica cosa che non possiamo pensare è che la politica si chiuda nel palazzo e ragioni per parte sua, generalmente senza discutere con le forze sociali, le forze imprenditoriali. La Campania sta così in basso che se non c'è uno sforzo di tutti la politica non potrà risolvere il problema, non lo potrà risolvere solo gli imprenditori o le forze produttive, non lo potrà risolvere solo le forze sociali. Quindi è tutta un'azione di squadra e di sistema che dobbiamo mettere in campo per recuperare la leadership, perché quello che noi dobbiamo recuperare nel Mezzogiorno in questa grande prospettiva di crescita è essere leader, cioè credere di essere leader, e su questo chiaramente è lo spunto e lo spirito che mi fa affrontare questa campagna elettorale e di quello di avere con voi una collaborazione continua. Grazie.